Io in questo momento rappresento la mia associazione, l'Unione degli Universitari, ma più che altro i ringraziamenti di Mick, più che a me, che sono in questa carica da 6 mesi, noi ogni 2 anni cambiamo, vanno di sicuro a tutti i ragazzi che mi hanno preceduto, che molto più di me hanno creduto anche nell'arco degli anni a questo tipo di battaglia. Noi esistiamo da 20 anni come Unione degli Universitari e da quando esiste il numero chiuso abbiamo deciso di aprire questa battaglia. E quindi ci sono stati tanti ragazzi, ricordo qualche nome: Michele Orezzi, Natale Di Cola, Daniele Giordano, tanti ragazzi che in oltre 10 anni hanno deciso di portare avanti questa battaglia e sono riusciti anche a vincerne tante. Quindi il ringraziamento dovrebbe andare all'intera associazione, più che a me personalmente, perché noi siamo semplicemente il punto di riferimento di oltre 10.000-12.000 ragazzi in tutte le università d'Italia. Cerchiamo di rappresentare in ogni modo, a partire anche dal numero chiuso. Perché noi partiamo dal numero chiuso? Vorrei che questo fosse chiaro. La nostra associazione, il nostro sindacato studentesco, si pone come obiettivo quello di difendere gli studenti, i diritti degli studenti. Naturalmente, quando parliamo di difendere i diritti degli studenti, si parte dal diritto allo studio, dal diritto che ogni persona ha di poter studiare indipendentemente dalla propria situazione economica. Ora uno potrebbe dire: ma cosa c'entra il numero chiuso con la propria situazione economica? Diritto allo studio per noi sono spesso più facilmente aggregabili come borse di studio, come concessioni in denaro per poter entrare all'università, mense, altro. In realtà il numero chiuso per noi è l'emblema di ciò che viene fatto per vietare il diritto allo studio, perché proprio quel sistema che è stato descritto fino a poco fa, di test, di preparazioni particolari per poter accedere, la possibilità stessa di poter puntare, di poter provare più e più volte il test, è l'emblema di come si stia cercando di chiudere di fatto l'università a chi non se lo può permettere. Le preparazioni per i test sono arrivati, ora immagino ci siano qua diverse persone che hanno avuto figli o nipoti che hanno tentato i test, a dei prezzi vertiginosi, assurdi. Alcune famiglie possono permetterselo, diversi strati della società no. Noi stiamo dicendo a quegli strati della società: avete tantissime possibilità in meno, ad esempio, per entrare. Tante famiglie che hanno un reddito basso, che non possono permetterselo, non possono permettersi di tenere i propri figli semmai parcheggiati in una seconda laurea di ripiego, in un secondo percorso di studi di ripiego. Si sa che cosa succede attualmente: non passi il test di medicina, decidi di studiare biologia, farmacia, qualcos'altro per 1, 2, 3 anni. Siamo sicuri che tutte le famiglie, ad esempio, in questo paese possono permettersi di tenere i propri figli 2, 3 anni a studiare qualcosa e poi dopo farli rientrare nel sistema di medicina quando ce la fanno e farli studiare per 6 anni e più con tutto quello che ne consegue dopo? No, chi non ce la fa, chi ha bisogno della laurea subito perché dopo deve portare veramente i soldi a casa, non può seguire quel percorso. Ha una prova, 2 prove, dopodiché noi abbiamo tantissimi ragazzi che ci dicono: basta, io adesso devo andare a studiare e fare qualcosa perché non posso più permettermi, i miei genitori non possono più permettersi di farmi stare all'università così e aspettare che un giorno io passi i test. Quindi il numero chiuso è uguale diritto allo studio, non solo perché preclude una scelta, anche perché preclude a certe fasce della società a livello economico di poter entrare direttamente nel mondo dell'università. E questo per noi è centrale. Abbiamo portato avanti questa battaglia, soprattutto quest'anno, in una maniera un pochino diversa, perché ci siamo resi conto che noi continuavamo a fare una battaglia forse di alto livello, cercando di spiegare ai professionisti, a chi era già all'interno dell'università, che il sistema era sbagliato, che chi entrava, che la programmazione fosse sbagliata, che i test fossero sbagliati. Però mantenevamo una battaglia che era molto incentrata sul momento dei test, incentrata sui ricorsi, incentrata su una serie di provvedimenti legislativi. Allora quest'anno abbiamo provato a fare una battaglia diversa, abbiamo deciso di lanciare una battaglia culturale che fosse quello di spiegare perché sono cavolate, scusate il termine, tutte quelle che ci raccontano attorno al numero chiuso. Molte le ha esplicitate il dottor Citro prima: ce lo chiede l'Europa, falso.
C'è bisogno di una programmazione, altrimenti senza numero chiuso si generano disoccupati. Falso. Noi abbiamo lanciato una campagna che si chiamava Smontiamo il numero chiuso, creando un sito ad hoc www.numerochiuso.org, perché abbiamo capito, almeno crediamo di aver capito, che fosse fondamentale che tutti non solo vedessero il test e dicessero ah beh, un test a crocette non è una cosa giusta, ma capissero che cosa c'era dietro al numero chiuso, perché fosse sbagliato in toto, perché crediamo che solo in quel modo si può fare un passo avanti. Ed effettivamente i fatti ci hanno dato ragione, è vero che ha aiutato tantissimo il plico trovato a Bari, però per la prima volta noi ci stiamo rendendo conto, noi che viviamo più da vicino il Ministero, che viviamo più da vicino le commissioni parlamentari che si occupano di istruzione, che qualcosa sta cambiando anche lì, ma a livello proprio di idea su tutto questo sistema. Io sono entrato nell'università 5 anni fa e da 4 anni faccio attivismo studentesco. Vi posso assicurare che 4-5 anni fa non avrei mai trovato questo tipo di ambiente che mi diceva avete ragione, lì c'è qualcosa che non va, capiamo cosa si può fare. Certo, ancora non è arrivato al punto giusto per poter dire ok, apriamo completamente il sistema, però ha fatto un cambio in avanti. E di sicuro da questo punto di vista è fondamentale la battaglia culturale, per questo è fondamentale anche un'azione come quella di scrivere un libro di questo tipo. Perché quello che fa un libro di questo tipo è spiegare perché si fanno determinate battaglie. Non bastano i titoli sui giornali, non bastano avere semmai qualche vittoria o tante vittorie al TAR. È necessario arrivare alla radice del problema e con questo libro probabilmente riusciremo a farlo in maniera ancora più forte. Grazie a questo libro, e poi naturalmente io qui devo fare un ringraziamento gigantesco a Michele, grazie all'azione che viene fatta giorno dopo giorno. A volte Michele dice io non esisterei se non esistesse Ludu, probabilmente però anche il contrario, anzi quasi sicuramente. Le battaglie che noi portiamo avanti... che ne portiamo avanti come UDU, tante, anche non solo quelle sul diritto sul numero chiuso, anche alcune sul diritto allo studio, su qualsiasi cosa succede verso l'università, hanno in lui un alleato spettacolare. Veramente, se in questo paese gli studenti vedono garantiti tanti diritti che di solito vengono calpestati, è grazie a lui. Quindi ogni volta che vedete anche una vittoria dei miei universitari, sapete che in qualche modo dietro c'è anche lui. E quindi non posso che ringraziarlo con tutto il cuore, perché veramente lui è la marcia in più che a volte ci permette anche di andare avanti e ci toglie da momenti di scoramento incredibile. Grazie a tutti e cerchiamo di vincere questa battaglia.